Ho cambiato logo, ammettiamolo, quello vecchio faceva un po' schifo. Era stato fatto da me in un periodo in cui non avevo mai aperto nessun programma di grafica e non avevo veramente idea di quello che stavo facendo. Questo era il vecchio logo, blu, perché in origine sì, era blu. Adesso vi mostro una chicca, se io lo tocco si può già vedere cos'ha che non va questo logo. Siccome io non sapevo usare i programmi di grafica, e comunque Photoshop non è nemmeno il programma più indicato per realizzare un logo, questo logo l'ho fatto unendo delle forme che ho trovato, perché non sapevo creare delle forme nuove. Il naso, vedete, in realtà è un rettangolo. Poi abbiamo la testa che è un cerchio, semplice. Il mento è una vignetta di dialogo. E poi abbiamo questa forma qua che fa il collo. La lampadina, che potrebbe sembrare la cosa più complessa, in realtà è una lampadina già fatta, che era tra le lampadine disponibili su Photoshop. L'unica cosa difficile, se vogliamo, che ho fatto è stata riempire la lampadina di verde in modo da creare uno sfondo e mettere invece una solo bianca sopra e metterle leggermente sfasate. Dettaglio che in realtà quando si va a vedere un logo è talmente piccolo che non si vede e quindi non ha nemmeno senso farlo. Tra di voi non tutti sanno che questo non è il mio primo canale. Il mio primo video è uscito 4 anni fa e memorizzavo un monologo tratto dal Signore degli Anelli, seguendo una tecnica che avevo visto su YouTube. Il canale infatti si chiamava Mind Skills e parlava di apprendimento. Motivo per cui la mia mail di contatto è ancora info@mindskills.it e devo effettivamente valutare se cambiare questa cosa. Quando ho aperto quel primo canale, io su YouTube parlavo di memoria e studio. E dopo ho pubblicato un'ottantina di video sul canale, cioè non pochi, il che in realtà mi è stato utilissimo perché mi ha permesso di fare tantissima palestra. Io con quei video, che adesso se li riguardo sono terribili, ho imparato veramente tanto. E il logo, blu in origine, è nato per quel canale. In realtà all'inizio volevo comprare un logo già fatto, che avevo trovato su un sito che ti vendeva dei loghi terribili fatti con poche cose messe insieme, ma poi a un certo punto ho detto: ma è così semplice che posso provare a farlo io, e questo è il risultato. Comunque quello originale non era così tanto diverso. Su quel canale ho poi iniziato a pubblicare anche dei video di microespressioni, perché era una materia che mi piaceva e su cui avevo tantissime competenze, e lì ho iniziato a notare che i video di microespressioni in realtà piacevano di più dei video che facevo sulla memoria. Ci sono dei bei video che ci sono su quel canale che ancora oggi in realtà sono dei buoni video, però in generale ad oggi si vede che è molto artigianale, e ci sta perché stavo imparando. Anni dopo, dopo molte riflessioni e indecisioni, ho deciso di aprire il secondo canale, che di fatto oggi è il mio primo canale, ed è questo canale di microespressioni, con il primo video uscito il 25 agosto 2021. E quando ho aperto il secondo canale, siccome il primo canale si chiamava Mind Skills, questo detto lo chiamo Detective Skills. A quel punto mi serviva un logo per il secondo canale e quindi semplicemente ho preso quello blu e ho detto: beh, per il canale di memoria sarà sul verdino, che è il colore che ho avuto poi, e invece nel canale di microespressioni lo facciamo viola. Voilà, ho portato avanti entrambi in parallelo per moltissimo tempo, solo che il canale di memoria in realtà iniziava a non piacermi più così tanto e non mi faceva nemmeno sentire bene, perché mi sentivo incoerente in alcuni video che insegnavo. A quel tempo c'era anche Stefano, che era una persona che si vede in qualche video e che insegnava con me. Dovete sapere che io ho lavorato in un'azienda di formazione per 5 anni. In questa azienda c'era anche questo Stefano e insieme tenevamo una serie di corsi, io ho avuto vari ruoli, sono diventato anche docente con gli anni e docente di microespressioni tra le varie cose. A un certo punto siamo andati via dall'azienda e in un periodo intermezzo abbiamo deciso di metterci in proprio, fare noi della formazione per conto nostro. Abbiamo fatto conferenze, abbiamo fatto corsi, abbiamo fatto un bel po' di cose. Poi in realtà quando è arrivato il Covid si è un po' bloccato tutto. L'idea del canale YouTube quindi all'inizio era nata di supporto a questa attività. Avevo anche un profilo Instagram molto ben curato dove facevo dei caroselli bellissimi, a mio parere, in cui estendevo l'argomento anche alla produttività. Di tutta questa cosa ormai non faccio più niente, però in realtà anche imparare a fare i caroselli su Instagram è stato veramente veramente utile per me. Il canale di memoria e il profilo Instagram esistono ancora, anche se periodicamente penso di cancellarli, perché soprattutto per il canale molti video un po' mi vergogno e mi danno delle emozioni contrastanti. Però insomma, per il momento lo lascio lì. Questo canale di microespressioni mi sta dando degli ottimi risultati, mi sta dando anche molte soddisfazioni, ha raggiunto risultati impensabili per quello che era quel canale di memoria, e sentivo che era arrivato il momento di dargli giustizia, dargli un nuovo look contraddistinto. Avrei potuto farmi da solo il nuovo logo perché ad oggi in realtà ho le competenze per poterlo fare, ma ho deciso di delegare a qualcun altro. Ho sempre fatto tutto da solo per me stesso, dal sito all'editing a qualsiasi cosa. Per una volta ho deciso di scegliere una persona che ha più competenze di me. L'ho chiesto a Mattia Forza, che è un logo designer che lo fa di lavoro, anche perché poteva portare
portarmi dei punti di vista diversi. Il logo quindi è una lente di ingrandimento col cappello da detective, col manico che tra l'altro può sembrare anche una cravatta. L'idea viene dal fatto che io nella mia comunicazione uso spesso le emoji del detective e la simbologia della lente di ingrandimento mi piaceva molto. Nei miei video metto sempre anche della musica noir perché mi piace ricreare questa atmosfera da detective. Allo stesso tempo però volevo che non fosse troppo serio, ma che avesse un qualcosa di giocoso, perché è un po' il mio stile. E sono curioso di sapere cosa ne pensi di questo logo, fammelo sapere pure con un commento qui sotto. E vi lascio un piccolo spoiler per chi è arrivato a questo punto del video, che chi ha acquistato il mio corso già sa, ovvero che sto lavorando alla realizzazione della terza edizione del mio corso di microespressioni. Terza perché esisteva già una prima edizione che è stata rinnovata qualche anno fa e adesso sto per rinnovarla la terza volta. Vedrete che aumenterà di tantissimo la qualità, insegnerò tante cose nuovissime che si fa anche tanta fatica a trovare in giro e come sempre chi ha acquistato il corso in passato si ritroverà questo aggiornamento gratuito. Probabilmente ci vorrà ancora qualche mese, ma vedrete che vi piacerà un sacco. Ho voluto fare questo video per mostrare anche un po' il mio lato umano e un po' i processi che ci sono dietro il canale, perché so che qualcuno di voi è curioso. Se questa tipologia di video vi piace, fatemelo sapere che magari ve ne porto altri in futuro. Per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video.